rinnoviamo la nostra gratitudine a Dio per l'appartenenza alla Chiesa, perché, come reciteremo fra poco, a noi Dio fa abitare una casa. Ed è la casa dove continuamente ci è offerta la presenza di Cristo, vita della nostra vita. Nel centenario della nascita di Don Giussani, ringraziamo per il dono immenso di questa casa, che attraverso di lui noi tutti abbiamo ricevuto. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. E la Vergine concepì per opera dello Spirito Santo. Ecco la serva del Signore. Mi accada secondo la tua parola. E il Verbo si è fatto carne. Ed abita in mezzo a noi. Siate miei testimoni fino agli estremi confini della terra. Siate miei testimoni fino agli estremi confini della terra. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Fino agli estremi confini della terra. Povera voce di un uomo che non c'è. Simone si è sentito in tutta la sua pochezza, pusillanimità, meschinità d'uomo. Simone, mi ami tu più di quanto mi amino gli altri? Quando ha detto: Signore, certo io ti amo. Quando ha detto: Signore, tu sai tutto, nonostante tutte queste apparenze. Nonostante tutte le apparenze, nonostante tutte le apparenze di me a me stesso, tu sai che ti voglio bene. Ti voglio. Per ti voglio bene vuol dire ti voglio. Ti voglio bene vuol dire ti voglio. E ti voglio vuol dire ti affermo. Ti affermo, riconosco quel che sei. Riconosco quel che sei per me, per tutto. Insomma. E questo è lo sconvolgimento del moralismo e della giustizia fatta con le nostre mani. Che quello lì era un povero peccatore come me, come te. Era un povero peccatore che aveva appena tradito, tra l'altro, in modo indecente, come a memoria nostra, forse, così spudoratamente, non c'è mai stato. Era pieno di errore, eppure gli voleva bene. Poteva averne fatte 100.000 in più di errori, eppure gli voleva bene e ha potuto dire: Signore, tu sai tutto, tu sai che io ti amo. Allora il Signore gli disse: ti affido la testimonianza mia nel mondo. Ha affidato la testimonianza sua, pecorelle, agnelli, ha affidato il suo regno nel mondo a quel meschino peccatore. The things that I see, I cry like a man. The things that I see, I can look at what he gave me, and he's gone.
so proprio come far per ringraziare il mio Signore, mi ha dato i cieli da guardar e tanta gioia dentro al cuore. Mi ha dato i cieli da guardar. Santo Padre, le siamo infinitamente grati per aver accettato di ricevere il nostro popolo in questa bellissima piazza e oggi, pieni di gratitudine e di gioia per il suo invito, siamo qui a chiedere come possiamo ancora di più contribuire al rinnovamento che la Chiesa sta operando sotto la sua guida paterna. È vero, c'è tanta desolazione, tanti drammi nei cuori degli uomini e nello stesso tempo un'infinita attesa di Cristo, consapevole o no, che rivela la ragione profonda per cui il Signore ha voluto dare a tutta la Chiesa in Don Giussani un testimone della sete di Cristo per l'uomo e della sete dell'uomo per Cristo. Le due testimonianze che ora seguono vogliono essere un segno della vitalità di ciò che Don Giussani ha generato con il suo sì totale a Cristo. Grazie, Santo Padre, ancora una volta per la sua paternità, la sua accoglienza, per le parole che vorrà rivolgerci e per la sua benedizione. Santità, sono qui perché figlia e quindi non posso rivolgermi a lei se non è come un padre che mi guida. Anch'io dall'Africa ho incontrato la grande famiglia ecclesiale attraverso lo sguardo di Don Giussani. Prima volevo bene un Gesù che non c'entrava con me, che non c'entrava con la mia pochezza, ma incontrando Don Gius ho scoperto che ero degna dell'abbraccio amoroso di Cristo. Io sono un Nura, amato fino alle viscere. Come mi disse una volta Don Gius, con la stessa forma della tua vocazione, ti memo il Domine. Tu gridi nella fora a tutti che Cristo è il significato di tutto, che Cristo, che è Cristo che salva. Non ho vergogna di parlare così, perché durante tutto il suo pontificato lei ha sempre parlato e parla di Cristo in un modo che coincide con la mia vita. È per questo che mi sento figlia sua. Rose. La prima volta che sono andata a Portofranco, centro di aiuto allo studio gratuito per gli studenti, nato a Milano e ora diffuso in 40 città in tutta Italia, avevo 15 anni e avevo bisogno di essere aiutata in inglese. La prima cosa che mi ha colpito è stato dover fare il colloquio da sola, dire chi fossi a degli estranei. Mi sono però rassicurata nel vedere appesa la foto di Giovanni Paolo II che baciava un vecchietto. Crescendo ho scoperto che quel vecchietto baciato sulla fronte da Giovanni Paolo II era Don Giussani. Il suo carisma mi ha accompagnata e mi sta accompagnando nel cammino della vita. Un dono grande. Anche se non l'ho mai incontrato in persona, è stato strumento di Dio nella mia vita, perché mi sta permettendo di fiorire. Grazie Santo Padre e grazie a tutti gli amici inquieti come me. Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Io esprimo la mia personale gratitudine per il bene che mi ha fatto come sacerdote meditare alcuni libri di Don Giussani
e lo faccio anche come pastore universale per tutto ciò che egli ha saputo seminare e irradiare dappertutto per il bene della Chiesa. Don Giussani è stato padre e maestro, è stato servitore di tutte le inquietudini e le situazioni umane che andava incontrando nella sua passione educativa e missionaria. La Chiesa riconosce la sua genialità pedagogica e teologica, dispiegata a partire da un carisma che gli è stato dato dallo Spirito Santo per l'utilità comune. I tempi di crisi sono tempi di ricapitolazione della vostra straordinaria storia di carità, tempi di cultura e di missioni. La crisi fa crescere, non va ridotta al conflitto che annulla. La crisi fa crescere. Sicuramente Don Giussani sta pregando per l'unità in tutte le articolazioni del vostro movimento, sicuro. Ci possiamo chiedere da dove veniva il suo carisma? Proveniva da qualcosa che aveva vissuto in prima persona. Da ragazzo, a soli 15 anni, era stato folgorato della scoperta del mistero del Cristo. Aveva intuito, non solo con la mente, ma con il cuore, che Cristo è il centro unificatore di tutta la realtà e la risposta a tutti gli interrogativi umani e la realizzazione di ogni desiderio di felicità, di bene, di amore, di eternità presente nel cuore umano. Lo stupore e il fascino di questo primo incontro con Cristo non lo hanno più abbandonato. Don Giussani attraeva, convinceva, convertiva i cuori perché trasmetteva agli altri ciò che portava dentro dopo quella sua fondamentale esperienza, la passione per l'uomo e la passione per Cristo come compimento dell'uomo. Carissimi, abbiate a cuore il dono prezioso del vostro carisma, la fraternità che lo custodisce, perché esso può far fiorire ancora molte vite. E per concludere, vorrei chiedervi un aiuto concreto, per oggi, per questo tempo. Vi invito a accompagnarmi nella profezia per la pace. Cristo, Signore della pace. Arda nei vostri cuori questa santa inquietudine profetica e missionaria. Non rimanere fermi. Carissimi, amate sempre la Chiesa, amate e preservate l'unità della vostra compagnia. Ringraziamo insieme il Signore oggi per il dono di Don Giussani. Invochiamo lo Spirito Santo e l'intercessione della Vergine Maria perché tutti voi possiate proseguire uniti e gioiosi sulla strada che Egli vi ha mostrato con libertà, creatività e coraggio. Di cuore vi benedico e per favore vi chiedo di pregare per me. Grazie. Perché quando un così bel giorno accade e si vede improvvisamente qualcosa di bellissimo, non si può non dirlo all'amico vicino, non si può non mettersi a gridare, guardatela. E così successe. Vita un segno del tuo amore.
tutto il mondo.